Ciao a tutti da Tiger, siamo nella parte finale di Alone in the Dark 4 The New Nightmare, sempre con la mia ragazza. Ciao a tutti. Ok, allora, praticamente nell'ultimo episodio, nell'ultima live, avevo detto che la parte finale l'avrei fatta a video. E quindi eccoci qua. Praticamente eravamo finalmente congiunti, si può dire così, con Aline. Sì. E quindi adesso siamo insieme e lei ci viene incontro, cioè possiamo camminare con lei. Continuiamo di là direttamente. Caricamento. Nuova zona. Vai comoda? Sì. Con il nuovo joystick dovrebbe andare bene. Sì, è carino. Okay. Andiamo avanti. Oddio! Guarda che ponte! Ti immagini cade il ponte e andiamo giù? Ma perché devi dire queste cose, scusa? Ma ci sei al ponte? Sì. Andiamo, attraversiamo, correndo ovviamente. Ma Linda, guarda come sta lontana da noi sul ponte, cioè sembra che ha paura. Andiamo. Vediamo se ci partita c'è qualcosa, amuleti, qualcosa. Sto controllando pure. No, niente, possiamo andare direttamente avanti. Caricamento, nuova zona. Ma è tutto. Sai che sembrano? Quelle piramidi egiziane all'interno, no? Sì. Vuoi aprire questa botola? Sì. Oddio, quanta roba c'è là dentro! Vedi, quando vai avanti, invece di andare ancora più avanti, vedi che tipo a sinistra c'è tipo una cosa di legno. Aprila, che c'è pieno di roba. Ok. Hai preso una pistola lancia... No, amore, la pistola più forte del gioco, l'arma più forte del gioco. Hai preso 4 kit di pronto soccorso? Cosa stavi dicendo? La pistola. La Hai preso pistola 5 amuleti, termica. amore. Bello, ci servivano. Allora, appena prendi la pistola, vai nelle armi e equipaggiale. Quindi tu dici che è la parte finale è questa, sì? Sì, sì, Poi sì. abbiamo finito. Sì. Andiamo. Caricando. Eccolo! Obed morto. Ah, c'è pure l'indiano, a posto. Ti supplico, Alan, L'indiano non morto, hai vero? idea delle conseguenze Alan di ciò che morto! stai per fare. Voglio dire. Edenshaw, per anni tu mi hai osservato, aspettando questo momento, solo per vedere se i tuoi poteri di Stai guardando il stregone sono filmato? ancora attivi. Sì. Ma è Ottimo. troppo tardi. Avresti dovuto pregarmi tanto tempo fa. Entrambi sappiamo che oggi è il giorno o la notte, in realtà. Stai tremando? Anche tu sei come gli altri. Paralizzato. Mi rendo conto che solo mio padre è riuscito a combattere la pazzia che pervade tutti i Morton. Ed è stato ciò ad ucciderlo. Io l'ho ucciso. E tu vorresti che io ora lasciassi perdere? Ho passato tutta la mia vita aspettando questo momento. Non mi ha mai interessato il vostro mondo umano. Ora raccolgo i frutti delle mie ricerche. Ho creato un nuovo essere, senza coscienza, senza emozioni, Ma senza dolore. la Un essere che non avrà è dubbi una o pistola che speranze. butta raggi Presto elettrici. i miei figli regneranno su tutta la terra. E Pistola mio fratello, quel codardo, elettrica, sarà uno di proprio. loro. So cosa rappresenta questa statua. È per questo che la porto con me. Tu pensavi che distruggendo il mio mondo avresti compiuto il tuo destino?
Non aspettarti che ti conceda questo lieto fine. Ora togliti di mezzo. No, no, ha tirato un pugno. E con un pugno James sta morendo questo. Quanto a voi, stranieri, non so cosa vi ha spinto qui, ma anche voi presto scoprirete l'oscurità e l'oblio. La luce ha regnato da sola per troppo tempo. È giunto il momento che l'oscurità esca e invada il mondo. Bonaza, ternas, guro, helier, zair, ecatonchires! E mo? Oh no, ma sai cos'era questa? Tipo la porta degli inferi, la porta dell'inferno, cioè dove escono tutti i mostri, le magie. No, no, c'è il risucchiato dentro! Ma Aline è rimasta sola con quello. Beh, mo? Mi sa che ci siamo divisi. Sì. Guarda quanto è brutto, tipo sembra... Siamo come se fossimo dentro il corpo di un mostro, va? Un po' inquietante, cioè... Ora superata questa parte, dovrebbe finire il gioco. Me la ricordo questa parte. Ma non l'ha mai finito? No, io no. No, non ci sono proprio arrivato qua io. Mi ricordo, io l'ho visto finire in un video di altri. Vedi quanta strada che c'è da fare. Eccoci. Siamo tipo svenuti. Torcia aperta, pistola in mano. Allora, di qua non possiamo andare perché tipo c'è il ponte rotto, giusto? Da me ancora non è finito il filmato. Aline. Sono felice di sentire la tua voce. Aline, ho fatto uno strano sogno e per la prima volta sono riuscito a ricordarmelo. Ciò significa che sei sulla strada giusta. Dove sei? Su uno strapiombo roccioso, sopra un abisso. Sei stato fortunato. Qualunque cosa accada, dobbiamo riuscire a riprendere la statuetta di Alan prima dell'alba. Edenshaw mi ha detto che l'acqua delle fonti ha poteri incredibilmente curativi. È una buona notizia. Ok, sei pronta? C'è quel filmato che ti fa vedere tipo le cose dentro, quella specie di caverna dentro. Ancora là sei. Dice, ti parla l'ave, salta, tanto non dici niente di importante. Salta sempre con la X e vai sempre là. Tanto abbiamo questa super pistola. Guarda! Che pezzi di merda. Guarda che elettricità che vi do. Basta che tieni premuto per usarla. Tieni premuto cosa? Devi tenere premuto R1 e X. Ah, ok. Quella è la mira. Senza premere sempre X. Devi solo tenere premuto. Fa tutto su. Tutto lei. Che bello. Hai visto com'è forte? Lancia fulmine questo. Lancia fulmine, si chiama. Guarda quanti cani che stanno usciti, ricordi quei cani? Però sono diversi, sono più mutati, sono tipo più blu, hanno delle cose blu, non lo so. Sono più potenziati, sono più forti secondo me. Però è figa st'arma. È l'arma più forte del gioco. Com'è? Oddio, com'è successo? Scusami. Sta tremando tutto, terremoto, attenzione! Sì, vabbè, non andremo mai avanti finché usciranno sopra i cani. Allora, tu vai sempre avanti, no? Hai preso un cristallo luminescente? Ah, i cristalli luminescenti forse caricano l'arma. Vabbè, tu corri, vai sempre... Lasciatemi! Morite. Che cazzo sta succedendo? Non c'è troppo starmi là. Mamma mia, trema tutto. Ma poi stanno uscendo troppo i cristiani, eh. Ma poi escono a due o tre i cani. Basta che vai sempre avanti, non ci sono altre strade. Ammazza i cani e vai sempre avanti. Sì, sono andato un pochino più avanti.
Oddio, che cos'è sta roba? Ma pure un culo è uscito. Oddio! Eccolo dove venivano quei cosi! C'è proprio un nido! No, vabbè. Mi ammazzo tutti, non avete capito niente. Appena esci da quella porta vai subito a sinistra, verso sinistra. Mamma mia, quanti ce ne sono. Inquietante. Però tipo se non sei abbastanza vicino non parte. Fa solo la luce. Due con un colpo. Ma si poteva Oddio. andare anche a destra da qua? No, No, non c'è andare di là. sono andata a sinistra io. Non c'è niente da destra, c'è solo un cristallino. Ma non è importante. No. Serve. Ti spiego, serve per ricaricare la pistola elettrica. Però sento che noi abbiamo infinito, non serve, capito? Sì, ho capito. Ah, posso camminare mentre sparo? Buono. Dov'è fatto? Ma quanti cazzo sono? Scusami. Mamma mia, ma non muori, guarda qua! Sono belli Come fai un resistenti. passo? Ma poi come fai un passo ne escono Ma io altri? scappo, sai quando me ne frega. Sì. Oddio Quindi mio. cosa hai fatto? Quindi subito l'hai L'ho bruciato vivo. E mo da qua dove cazzo andiamo, scusa? eliminato. Ma aspetta, sto rientrando. Comunque la prima fase l'abbiamo superata. Siamo riusciti a Dove uscirne. andiamo? Siamo quasi alla fine. E non lo so, io sono andato a sinistra. Andiamo a sinistra, ok. Sono andato a sinistra. Sì, è la direzione giusta perché escono tutti i mostri. Li sto Ma che tira? friggendo. Oddio, mi lancia sempre. Aia. Sì, ma ce ne sono troppi, oh. Oddio! Che tira di cosa? Ma escono infiniti! Ma perché pure... Guarda qua! Pure da dietro escono. Mio Dio. Si capisce un cazzo. Vabbè, sono andata a destra. Mi sa che forse ho preso la strada Oddio. giusta. No, non mi lanciare ogni Uff. volta. Ma ce ne sono troppi, porca puttana. Io mi sono infilata tipo dopo il mostro, subito a sinistra e mi è uscito caricamento, quindi penso sia la strada giusta. Forse sì. Vediamo. Ah no, ok, ho sbagliato. Si esce da là. Capito? Sì. Vado prima o poi ci arrivi. Mamma mia. Prima o poi ci arrivi di qua. Ma quante strade mi mettono? Madonna, non si capisce un cazzo così. Ho detto prima o poi ci arrivi verso di là. Sì. Ok, sì, di questa da questa parte, sì. E ora,
crepa! Alan, no! Quindi è giusto? Sì. Sono caduto, mi ha buttato giù. Alan! Sì, sì, di là. L'hai trovato? Alan ha appena cercato di uccidermi. Sì, ora ci sono davanti. E anche l'ultima. Quindi mi devo ficcare in quel buco. Sto iniziando sì, a credere di avere un angelo custode. Okay. Non pensi possano essere... Poi vai sempre avanti, che c'è un filmato. Nessun dubbio. Assolutamente nessuno. Vai verso, cammina sempre verso quella cosa dove c'è, sono, dove c'è disegnato un segno. Ok. Poi c'è un filmato che ti fa cadere, quel, il boss. E poi una volta che cadi, vai direttamente nella nell'entrata là, dove ti appare. Cazzo, devo andare qua. Qua non c'è niente. Andiamo di qua. No, qua non c'è niente, quindi ho sbagliato. Dove cazzo devo andare? Quindi non è quella. No, è quella, ma però non capisco dove devo andare mo, che sono arrivato qua. Okay. Forse devo andare indietro, no, di qua. Perché qua c'erano forse solo i cristalli. Vuoi scendere con la corda, sì. Ah, devi prendere la corda, dietro. Ma c'erano soltanto dei cristalli per ricaricare la pistola. Hai fratto? Sì. Sei scesa con la corda? L'ho trovata adesso la corda. Sto scendendo. Ok, una volta che scendi, vai sempre a salire per le scale, non andare sotto, perché sotto non c'è niente. Devi sempre salire le scale. Perché se tipo io apro la mappa, sì, devo andare di qua per forza. Che la mappa ti ricordo che si apre con le due. Sì, lo so. Però non ti serve proprio. Sbaglio. Mamma mia, ma sembra, qua praticamente per questo è proprio dove nascono i mostri, perché sono infiniti qua. Ok, c'è un filmato. Ho trovato Alan. Sono proprio davanti a lui. Alan! No, aspetta! Oh, sta scappando. Devo andarla a prendere. Meno male che non ci sono più strade, devi andare sempre dritto. C'è una cosa che si illumina qua, che cos'è? Hai preso un amuleto. Vabbè, ogni tanto ormai che cazzo mi servono più. Ho visto uno che aveva tipo 94 amuleti, 56 amuleti. Come cazzo facevamo? Dove cazzo la trovi tutti questi amuleti? Cioè, è stranissimo. Ma la strada è tutta... C'è solo una strada, quindi non ti puoi sbagliare. Andiamo, quanti ce ne sono di sti mostri, oh. Finiscono più. Madonna, veramente. Non attacca, wow! No vabbè, questo è buggato proprio sto gioco di merda, ma com'è buggato sto gioco, va. Dove sei? Sto ammazzando tutti quei mostri. Ok. Mamma mia. Caricamento, non si esce più. Ok. Oh, c'è di nuovo Alin. Ancora del tempo. L'abbiamo incrociato. Grazie per il tuo coraggio, ma sono in ritardo ed è anche troppo tardi per voi e per gli altri. Ora nulla può fermarmi. Oddio, c'è un mostro. Guarda cosa hai fatto a tuo fratello. Oh mio Dio, c'è un fratello che è diventato un mostro. Obed morto. Oddio, mo, che ti sei persa. Cioè, mo ci arrivi sicuramente. Che ti sei persa, ci arrivo. No, rimarrai scioccata. Colpo di scena assurdo. C'è il fratello.
visto? Sì, sto guardando il filmato. No, hai visto che è uscito quel mostro? Sì. Mamma mia, guarda. Che è successo? Quel mostro là. Ok, ora vai sempre avanti, ci di un'altra corda. Vuoi usare la corda? Sì, questo è il video. Le corde lo intitolerò a questo video. Le corde. C'è il ponte. C'è un ponte con delle torce. Carbin? Sono Johnson. Mi ha chiamato Johnson, quello che ci ha mandato cosa? Qua. Sono Johnson, Frederick Johnson. Ma che... Johnson. Stavo ascoltando le tue comunicazioni radio. Tu sia dannato. Faresti bene a dirmi cosa è successo a Fiske, immediatamente. Non lo so con certezza. Penso che Lamb l'abbia fatto fuori. Ma per cosa? Carvey, c'è qualcosa che devi sapere. Io lavoro, o almeno lavoravo, per il governo. Mi è stato chiesto di infiltrarmi nell'organizzazione di Christopher Lamb, ma hanno tolto il caso al mio capo. Qualcuno ci ha ingannati e la mia copertura è saltata. Stupidaggini. Piuttosto dimmi di Fiske. Penso che Lamb si sia liberato del tuo amico perché sapeva troppo su Shadow Island e sui Morton. Probabilmente sai che una volta Fiske faceva parte del Bureau 713. E tu? Tu glielo hai permesso? Non sapevo cosa stesse succedendo, ma anche se lo avessi saputo non avrei potuto fare nulla. Hai le tavole? Stai scherzando o sei solo stupido? Non dirmi che non sai che Lamb si era già impossessato delle traduzioni. È peggio di quanto pensassi. Fai il tuo lavoro e lasciami fare il mio. Chiudo. Dove sei arrivata? Dove c'è il filmato di quello là che mi chiama. Ottimo. Johnson. Sì. Ottimo, vado avanti. Io ho finito modo di parlare, vado avanti. Di nuovo cagnolini? Cagnolini infiniti? Mi hanno rotto di palle ste cane. Ok, finito il filmato. Dove andare? Vai sempre dritto, vai sempre dritto. E c'è solo quella strada dove devo andare. Fai una domanda un po' stupidina. Ma perché ormai se questo labirinto non... Vabbè, ma è tutto dritto per fortuna. Devi andare sempre dritto. Non ci sono strade alternative. Caricamento. Oddio. Tutto di fuoco c'è qua. Comunque devi andare di qua. Vai sempre dritto poi di qua. No! Mamma mia! Quanti cazzo ce ne sono? Ok, quindi sempre dritto devo andare. Sì. Sto per il personaggio. E non andare tipo in mezzo là, che sembra che c'è un'altra strada, perché da là torni indietro, capito? Devo andare solo dritto, ok. Solo dritto, verso l'altro buco. Però non dentro il buco, cioè, okay. Capito? Verso sinistra che non si della vede la strada. Parte di sinistra, sì. Esatto, bravissimo. E continui di là. Questo sembra che non moriva mai. Morirete tutti, bastardi. Qua. Dritta
nella direzione in cui sta puntando il mio personaggio. Sto facendo pure una guida completa, hai visto? Sono bravo. Dritto, ok, quindi a sinistra, ok. Ok, ed esci da qua, finalmente. Garby, sono Di nuovo Johnson. Johnson mi ha chiamato. Gulla che te muore. Cosa vuoi ora? Devo Ti ha avvertirti chiamato? che Lem conosce Johnson. almeno un altro posto dove. Un altro punto di contatto. Oh, meraviglioso. Sa dove sono le porte e come aprirle. Ma cosa ha in mente? Non lo so. La mia missione era di scoprirlo. Credo che volesse utilizzare i Morton a proprio beneficio. Coraggio, lasciamo stare le fesserie. Se sapevi tutto ciò, perché non. Salto questo che non mi interessa. Voglio finire il gioco. Oddio! Quanti piccoli mostriciattoli. Cosa sapevo che dicevi così. Ah, ci sei già arrivata là. Sono al filmato. Ma l'ha chiamata con Johnson, di nuovo. Sì. E l'ho saltata che mi rompeva i coglioni su Johnson ogni volta. Non muoiono mai, vabbè, io salgo le scale, vaffanculo. Scappo. Li lascio stare. Accendiamo la torcia che stiamo. Sta sempre chiusa la torcia, per bellezza l'abbiamo fatta. Caricamento. Quando usciremo da qua? Mai. Dovremmo essere alla fine, perché questa doveva essere la fase finale. Speriamo. Mi sa di sì. Poi cosa c'è? Niente. Dove cazzo stiamo andando? Ma di qua non si può andare. Allora di qua. Ok, di qua bisogna scavalcare. Con la X. Si capisce. Di qua. Vai a destra dopo che scavalchi quel muro. Sto guardando quello che mi mando. No, qua non ho mandato più niente. Dopo il filmato che sali quelle scale che ci sono quei mostriciattoli, hai visto? Ah, ok. No, pensavo perché mi è arrivato un messaggio nel momento in cui mi ha detto vai a destra e quindi pensavo ma adesso mi ha aperto la porta. Vedi che arrivi a un punto in cui devi scavalcare tipo un muro. Tipo non andare verso destra, dalla direzione quella più lunga. Vai subito, ficcati verso lo schermo. Verso sinistra. Ma aspetta perché ancora non ci sono arrivato là. Ancora? Ci dovevi essere arrivata. Sei lì là dove ci sono le scale. Ok, mo ci sono arrivato. Quando arrivi qua, vai dritto dove stai indicando la scossa. Ma perché ci sono i cani, non mi vogliono far passare. E passo lo Ok, stesso. dritto. Sei sicuro che sei là? E Sì, dritto devo andare. dovremmo essere Come arrivati alla sono fine. arrivato? Cioè, già hai scavalcato con la X quelle parti, già sapevi come fare. Garby, dove sei? Vabbè, ma perché comunque se mi viene Sono in davanti una io premo stanza sempre molto X dalla grande, migliore parte quando c'è, con perché delle così se c'è gigantesche qualcosa colonne davanti io lo Va bene. faccio. Allora ci sei quasi. Sbrigati. Non è buono, scusa. Oh, però mi sembra strano che fai tutto perfetto stasera. Ok. Ma perché mi stai mandando le foto? Quindi, capito. No, ma in realtà ti dico la verità, quando ho visto quel labirinto pensavo che mi impallavo e mi perdevo. Poi no. Sarà che stiamo giocando calmi calmi stasera. Per Buono. quello. Poi stiamo giocando in maniera Ma dove sei, appassionata, Moto? perché non vediamo l'ora di finire. Cosa? Dove sei, Moto? Dopo aver passato quella cosa. Dopo la strada dritta che mi hai mandato tu. Ok. Allora sicuramente sei qua.
Tipo c'è un Sono filmato in cui là cade. piovande. C'è un filmato in cui cade una torre. Vai di qua dove sono io e attraversa. Aspetta. Devo attraversare di qua. Ok, questo tipo riempie l'energia. E come faccio ad attraversare? Vedi che ci passi in un certo modo, tipo vai dritto, poi verso destra, c'è un modo per passare. Io salvo, Ok. arrivato qua. Faccio un altro salvataggio. Ok. Ma qua dovrebbe essere energia infinita, quella cosa verde. Ma non c'ho la fiaschetta io che dice lui. Va bene, cazzo, me ne fotte. E poi va, adesso è arrivato. Sono in una caverna, tipo. Vai avanti. Ok, ora qua ci sono tipo delle teste, vediamo un po'. Un guerriero mummificato. Sei là? Sì, tre busti di statue e mancano due teste. Dobbiamo cercare due teste. Non devo andare di là. Ah, ok, Così Popò è facilissimo da capire. ma si può andare anche a destra, però, hai visto? No, non andare. Vedi che c'è una corda, scendi la corda. Ok. Andiamo avanti. Vai sempre avanti, non andare né a destra né a sinistra, vai sempre avanti, dopo che ti scendono le corde. In Oddio! nome di Dio. Si è trasformato pure quello! È diventato un mostro! Stai No, ma prima inseguendo! andava anche. Non sento non va. Ok. Oddio! Ah, ho capito. Praticamente devi buttare sempre il lanciarazzi addosso fino a quando lui si accascia per terra. Vai in quella direzione dove ti ho detto. Poi una volta che arrivi là, buttali sempre il lanciarazzi fino a quando lui si accascia per terra. Prima che lui si rialza devi andare verso la lancia. Verso la lancia. E lo dovresti sconfiggere, così si faceva se non mi sbaglio. Ma i missili vanno dall'altra parte, ma che cazzo. Ma i missili vanno dall'altra parte. Non lo colpisco i missili. Guarda i missili dove vanno. Ma cerca di colpirlo. Aia. Ok, l'ho atterrato, vado verso la lancia e dovrei ucciderlo così. Sì, a posto, ce l'ho fatta. Una volta che l'atterri, l'hai capito come devi farlo? Sì, io lo sto sempre colpendo perché mi sta lanciando sempre. Poi devo entrare là dentro, Sì, devo no, andare una volta, tipo. no, appena l'hai atterrato devi andare subito verso la lancia, devi prendere subito la lancia. Cioè, basta che ci vai vicino alla lancia, non devi cliccare niente. Ok. Dentro là dove ti ho fatto vedere prima. Ciacche! Infilzato. Cioè si è trasformato in un indiano lui. E l'ha infilzato. E poi si è ritrasformato in uno normale. Che cosa strana. Quindi qua c'era la testa, aspetta. Quindi adesso possiamo...
Ok, finalmente anche lei abbiamo riuscito a uccidere il boss. Ora praticamente dobbiamo prendere la statuetta che c'è sopra la roccia. Perfetto. L'hai presa? Sì. E dobbiamo praticamente tornare dietro dove siamo tornati. Dobbiamo risalire con la corda praticamente. Andiamo. Ora speriamo che Aline c'ha la terza testa, perché sinceramente Se mi devo non. mettere a cercare anche un'altra, almeno. Appunto. Ma penso che l'altra l'abbia presa lei in qualche modo. Anche E perché lei secondo sembra me un po' l'altro boss, triste. hai visto il fratello suo che era pure un mostro? Secondo me lei l'ha dovuto sconfiggere. Tipo giocando con la sua. Giocando con lei. Lei affronta quell'altro, secondo me. Probabile. È perché sono due personaggi. Vabbè, comunque, ma vediamo cosa succede. È come se noi fossimo insieme. Esatto. Ok, oggetti. Sì, vabbè, utilizzalo, sai fare, sì. Sì. Hai posto la testa sul. Ok, a posto. Apre la Filma, porta, filma, sicuramente. filmato. Ho la statuetta! Aline, di qua! Sta crollando tutto! Sì, Corri! ce l'ha lì la statuetta, a posto. Meno male, almeno ha fatto qualcosa. Sicuramente ha ammazzato anche quell'altro, perché aveva delle armi in mano. Ok, si è aperta la porta, mi sa. Sì, a posto. Possiamo andare via? Andiamo lì. Ok, filmato. Ho visto un elicottero sulla spiaggia occidentale. Non hai un secondo da perdere. Sbrigati perché presto il sole sorgerà. Ma e lei? Ora posso compiere il mio destino, grazie a te. Ti sono molto grato. Ora va. Sì, siamo scappati dalla villa. Meno male. È Coraggio, un'avventura salite! infinita. Via, 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 via! Te lo sei proprio meritato. L'indiano, lo sciamano qua, lui che fa l'incantesimo per chiudere tutto. Si risolve il problema. Guarda laggiù! Però mi sa che si distrugge tutta l'isola e tutta la casa. Addio isola! Sì, è morto anche lui per salvare tutto. È sparita l'isola a posto. E non ci Signor siamo Crescenti, salvati. lei è un geologo specializzato in quelle che la scienza chiama placche tettoniche. Può Placche dirci di tettoniche, più che su ciò roba che è successo? Shadow Island era è? situata Placche sulla cresta di tettoniche. una faglia Ma era chiaro il tettonica. rango di queste placche Questa tettoniche. faglia si è improvvisamente allargata di una dozzina di Placche metri e tettoniche. l'isola Le placche risulta tettoniche sono quelle profondamente che si creano dai Signora Wallace, calcoli. Io ho può inviare studiato a Fishburne il alle medie. suo Sta piccolo diminuendo. compenso. C'è qualche possibilità che tale fenomeno. Quando si staccano. Sì, vabbè, le crepe sono sulla terra. Quindi è finito così. Va bene, quindi questa serie è conclusa. Ringraziamo la mia ragazza per aver partecipato e per aver fatto questi video con noi, live, perché gli altri non erano live. Quindi, se la serie vi è piaciuta lasciate like, iscrivetevi e commentate se volete altri video, altre serie, di altri giochi. Quindi per oggi è tutto, per questa serie è tutto. Ciao a tutti da Tiger!